sentite dalla massa, vi sentite indipendenti. Questa è la radio che suona Baiano, Dark Life Man, questo è il jingle, saltiamo. Indifferenti, indifferenti, indifferenti. Buonasera ai nostri radioascoltatori, siete sintonizzati su www.radiobaiano.it, questa è Indifferenti, chi vi parla è Francesca come al solito, senza Nino perché ci pensa da lì di lontani. Ci manchi già. Ci manchi tantissimo, però c'è Marco che buonasera, oggi buonasera. Si gioca il posto. Ve lo dico, anche ragazzi. Oggi decreteremo le sorti di questo nuovo conduttore e vi farete la prossima puntata. Se ci sarà, vuol dire che è assunto. Se non ci sarà, l'ho licenziato. Forse ci sarò veramente giovedì prossimo, poi lo diremo successivamente. Ah, io questa mi infatti, questa mi è nuova. E forse, quindi, per punirti, lascio presentare a te i nostri ospiti. Allora, stasera abbiamo un gruppo che a me già piace perché canta in inglese, quindi sono sempre fan di chi canta in inglese. E abbiamo i Psychopathic Romantics, ho detto giusto? Psychopathic Romantics. Yeah, Psychopathic Romantics. Sure. Presentatevi individualmente. I'm Dust from Psychopathic Romantics. Io sono Augusto. Io sono Filippo, vedi sopra. E manca uno, cioè manca, sì, manca Vincenzo il bassista, che salutiamo, quello più importante. Beh, salutalo tu, a noi non ci manca. Allora ti saluto io e va, se bene, vuoi intervenire puoi sempre mandarci un messaggio in pagina, così ti fai sentire. Allora, benissimo, cominciamo dalle origini. Come è nato il vostro progetto? Vabbè, il progetto è nato nel 2005, diciamo un paio di anni dopo che sono tornato dagli Stati Uniti e ho conosciuto Vincenzo e abbiamo messo su questa band. Loro sono subentrati un po' dopo e abbiamo pubblicato poi il primo album autoprodotto, Altered Education. Avevamo un cantante, perché io volevo fare solamente, diciamo, il produttore, lo scrittore. Non volevi rimanere nell'ombra. Nell'ombra, no? Invece, pure batterista. Eppure ricordavo che suona la batteria. Suona la batteria. Non me la fanno suonare più la batteria. Però non è vero, perché l'ho suonato ultimamente. E ancora lo so suonare, porco cane. E comunque... Ma perché stavi in America? Non è spiegato, sono tornato dall'America. Allora, io sono cresciuto in America perché i miei genitori ebbero questa grande idea di andare a trovare il nuovo mondo. E io ero piccolo, avevo 9 anni, non è che c'era tutto questo, non potevo dire di no. Ho detto di no, ma non mi è stato sentito nessuno. capito? Ho detto no, io non ci voglio andare. E evidentemente la legge diceva che io, un ragazzo di 9 anni, non poteva stare solo a casa. Allora mi hanno portato pure a me. E comunque ho trascorso questi anni miei in New England, USA, E poi comunque, diciamo, la famiglia è tornata, sono rimasto là e tutte queste cose qua, e poi sono tornato pure io e ho conosciuti alla band e si è formato Psychopathic Romantics e non me ne sono più andato. Quello è il problema. Solo per ferie. Ci sta dicendo implicitamente che è colpa nostra che non ha continuato il suo giro il del mondo. Bravo. Perché comunque È colpa vostra. Ragazzi, io comincio subito con una domanda che vi metterà in crisi. Pregi e difetti l'uno dell'altro. Ah, madonna mia. I pregi non ci sono, questo sono solo difetti. Allora, il pregio di loro è che non hanno paura di niente, cioè affrontano una lunga strada come fosse niente, fosse tutto normale. Affrontare la strada di fare la musica, di creare musica,
I difetti è che... I difetti. Un pregio e tanti pregio difetti. Parlano sempre, non, fanno opposizione quando non devono fare opposizione. Pure! Ma bravo, perché se fai buona posizione è un conto, ma se fai sulla posizione, no, il colpevole è, eccolo là, Filippo, fa sulla posizione, basta, dice, no, non va bene, perché Filippo, non va bene, no, non no, lo so. Quella, quella è Vincenzo. No, quella sei tu. No, no, non va bene Vincenzo. No, no, quella sei tu. No, no, quella è Vincenzo. No, Vincenzo fa non fa l'opposizione, fa la sua... c'ha la sua strada parallela e che a volte non è proprio comprensibile. No, però, no, si prende il controllo facendo la strada parallela. Ci fa fisso. Vabbè, sì. E invece voi cosa avete da dire su di lui? O sugli altri in generale? Allora... questa domanda ce l'avete, potete censurare? La censura c'è qua? La censura? Sì. Allora, la censura, perché dobbiamo censurare? Penso di sì, perché questo proprio inizia a bestemmiare. Allora, quanto tempo abbiamo? Tanto, tanto. No, no, Mario, io personalmente, vabbè, parlo per me, lo apprezzo tanto, incarna quello che per me è l'idea di artista, nel senso che nella vita vive una serie di cose, c'è una certa sensibilità e fa tutto in funzione dell'esprimere quello che vuole nel modo che vuole, questo per me è. Ma al di là se, cioè, parlo di essenza. Al di là se questo possa essere talmente remunerativo da essere considerato un lavoro o meno, voglio dire. Quindi per me incarna questo tipo di spirito. E lui fa questa cosa che poi noi lo seguiamo, quello come diceva prima. Cioè lui vede delle cose, spesso veramente il suo difetto è che se poi non magari fai notare che ci sono delle debolezze, siamo costretti, diciamo costretti, però sempre favorevolmente, lo facciamo sempre con fiducia e comunque con speranza che poi alla fine abbia ragione lui e non abbiamo ragione noi, quindi ci tocca a volte assecondarlo in alcune iniziative, però noi siamo qui, il progetto è questo, siamo tutti per lo stesso, come dire, per lo stesso scopo, che è quello di produrre musica e farlo nel miglior modo possibile, nel nostro modo, che poi è sempre diverso negli anni, che poi noi, io questo dicevo a Filippo l'altra volta quando parlavamo un po' di cosa succede. Ogni volta che... non ho finito di raccontare prima Mario che adesso abbiamo pubblicato il terzo disco. Sì, sì, diciamolo. E poi daremo qualche... questo è il quarto. Ah, vedi, avevo ragione io. No, perché c'è un EP precedente a questo disco che poi è confluito in questo album con altre tracce. Che vabbè, approfitto un attimo, dico che chi vuole lo può scaricare e ascoltare gratuitamente sulla piattaforma Bandcamp della nostra etichetta che è Freak House Records. Detto questo, quando ogni volta che passa un po' di tempo dalla pubblicazione del disco, ovviamente è sempre tempo di... cioè, noi siamo carichi di entusiasmo ogni volta che facciamo questa cosa. Passa qualche mese e cominciamo a fare un attimo due conti, cominciamo a capire, penso che è normale, uno cerca di fare un minimo di bilancio. Allora, parlando con lui, in queste crisi mistiche che comunque ogni volta succedono, diciamo, noi sembriamo tanti, è presente quando John Lennon ha poi avuto la sua strada, è andato in India, è tornato, un momento diverso e tu dici, questo è impazzito, non si può più ascoltare. Noi sembriamo quattro palle pazze che vivono la loro vita, hanno i loro pensieri e poi a un certo punto si mettono insieme. E quando si mettono insieme ci sono degli scontri, perché magari lui sta sentendo il santone di turno da una parte, io sento un altro santone, lui vive le sue esperienze, ovviamente c'è un minimo di scontro, però è sempre costruttivo, perché poi alla fine facciamo sempre musica, che è sempre diversa da quella del disco precedente. Questo penso che è importante e stimolante per noi per continuare, cioè non siamo legati a un genere, ma no perché siamo quelli là, no, cioè non siamo il genere, non ci piace, no, perché proprio ci viene a fare cose diverse. La vita che ci porta a fare così. Però Augusto, torniamo ai difetti. I difetti l'ho detto, che sono la seconda. Difficile, raga. Allora Francesca, è normale. Non ne ho di difetti, vabbè, non ne ho. Non ne hai? No, questo si muove adesso. Lo devi secondare, lo stanno inventando, perché siamo qua su radio, finzione, vita finzione, si inventano. Però io ci sto al gioco, vai, prego. Ci sto. Allora, I try. Allora, io ho problema, a volte ho problemi a farmi capire da lui. Ma perché parli veloce? Io già ho problemi, come si può notare, diciamo... mi mangio un po' le parole eccetera, quindi già è un problema comunicativo alla base, però con lui ho delle difficoltà quando voglio spiegare una mia opinione, un mio pensiero, a volte vado in pari e ci rinuncio proprio.
Hai capito? Allora o demanda a Vincenzo, lui per esempio, lui fa... Allora forse io rinuncio e demandiamo, o una volta io, una volta lui, magari Vincenzo, che lo conosci da più tempo e c'è da dire comunque c'è un'affinità maggiore fra i due, perché, che sono, diciamo, quelli che comunque portano all'interno della band una serie di... prima hanno cominciato col proporre la loro musica, cioè abbiamo suonato i pezzi scritti da l'uno e dall'altro, quindi comunque per noi, cioè, la parola... Mi capisce di più Vincenzo. Ciao Vincenzo. Ecco, vedi, ah, è vero, mi capisci di più. È il mio preferito. No, non dire. Non dovevo dire. Vincenzo, stavo scherzando. Non sei il suo preferito. Talmente preferito che ci ha dedicato un pezzo che dopo lo troviamo. Addirittura. Lo puoi fare anche ora, però. No, sì, non è il mio preferito. No, sì. No, lo è. È speciale Vincenzo. Però posso dire che Filippo è il diplomatico, secondo me. Diplomatico? Allora, il difetto. Il difetto? A proposito del difetto, lo su di lui. Lui è completamente antisociale. Ah, benissimo. No, sto scherzando. Però in radio è difficile che parla, perché lui darebbe delle risposte... che magari potrebbe sembrare quel tipo che dicevo prima, no, noi non ci piacciono queste cose. Quando dice che musica fate, lui risponderebbe, musica, faccio musica. Che detto così può sembrare uno che, come dire, arrogante, ma lui lo pensa veramente. Allora lui ha preso questa via diplomatica di fare interviste e stare semplicemente zitto, perché sennò risponderebbe, cioè ucciderebbe subito il dialogo, non ci sarebbe mai dato. Ma ti faremo parlare stasera, non ti preoccupare. Ed è anche per questo che noi evitiamo sempre la domanda: voi che genere fate? La evitiamo sempre. Sì, quindi andrete d'accordo con Filippo. Un applauso. Ah, non ci fanno la... Ah, che genere fate? Così è nato il nome, lo sai? Facciamo sì. Rock. Sì, a Roma, io e Vincenzo, prima di loro. Andavamo a cercare di tu hai il pupillo di prendere le serate, no? Tutti questi direttori artistici sono talmente sfastriati, occupati, capito? Che genere fate? Talmente con un sfastidio enorme. Cioè, noi stiamo qua perché se vogliamo fare suonare un po', basta, abbiamo una band. E da lì nasce che Vincenzo disse: la prossima volta che mi chiedono che genere faccio, noi diremo facciamo romantic psychedelic rock. Un applauso a Vincenzo. Bravo. Perché guarda che me la porto dietro questa cosa, perché io casco dal letto ridendo. Questo è matto, è pazzo, non lo so. Allora, poi giocando con le parole, ha detto: ma è troppo lungo fare una cosa del genere. E allora l'ho abbreviato un po' a Psychopathic Romantics, che comunque è troppo lungo, però diciamo c'ha più senso. Beh, perlomeno è semplice scriverlo. Se lo conosce Vincenzo, è un psicopatico. Dovevi venire anche tu, Vincenzo. Non lo so, o se non dicevesse, non lo so. Non lo so. Comunque. I nostri caratteri si avvicinavano a questa situazione. Marco, volevo chiedere non tanto a Mario ma agli altri, come è stato per voi approcciare insomma diciamo lo stile di Mario, anche perché per molte band non è facile diciamo cantare in inglese, di scegliere la via dell'italiano per vari motivi, e se per voi è stato appunto un approccio facile, come vi siete trovati, se avete detto male, no, perché non cantiamo in italiano, per esempio? È stato, ti rispondo prima io, poi Filippo dirà qualcosa, è stato quasi automatico. In prima istanza, perché lui fondamentalmente, cioè lui scrive e pensa così, non è che lui ha una, come dire, una traduzione, quindi forzarlo a cantare in italiano non ci è sembrato opportuno, anche perché non era... Non ci siamo mai posti il problema all'inizio, perché i pezzi ci piacevano, e poi l'automatismo sta nel fatto che noi siamo cresciuti comunque con la musica esterofila, estera, cioè i nostri gruppi di riferimento, cioè, a parte qualche gruppo italiano che ci piace molto e canta in italiano, qualcosa anche dialettale pure è carina, però tendenzialmente sentiamo la musica filo occidentale, inglesi, americani, francesi, voglio dire, questo è quello che ha formato noi. Quindi quando viene uno americano con un accento come il suo, certo, che è, cioè, è una, per noi era una fortuna, perché magari tutti i gruppi che vogliono invece al contrario cantare in inglese, però c'è quella pronuncia che fa cagare, possiamo dire tranquillamente, allora dici: scusami, ma tu sei di Bosco Trecase, fratello caro, ma canti in italiano se non è...
non è il tuo, non, cioè, non è arte tua, non è arte tua, cioè non è che devi esprimerti per forza in un codice che non è il tuo. Invece noi avevamo questa fortuna e quindi noi quasi ce la siamo abbracciata proprio, diciamo, bellissimo, quindi abbiamo sicuramente la possibilità di cantare in inglese e farlo con, anche con una motivazione valida, perché lui è, insomma, viene da là fondamentalmente, cioè, è cresciuto là, quindi ci siamo proprio jumping, ci siamo proprio buttati. Intanto ci è arrivato un messaggio, Vincenzo. Ciao da Vincenzo. Ciao Vincenzo. Best one. Scrivici ancora se vuoi. Oddio, oddio. Noi ti salutiamo. Fai qualche intervista, dici qualcosa. Se ma vuoi fare tu stasera, Vincenzo, scusami. Guarda, non avevi da fare stasera. Sgamato la tecnica. Scrivici e se vuoi rispondi anche tu alle domande che facciamo ai tuoi colleghi. Intanto, prima di mandare un pezzo, voglio spiegare il perché di questa campanella al centro del tavolo. Questa è un'idea del nostro co-conduttore Nino, che non avete avuto l'occasione di conoscere perché oggi non c'è. Ci scrive anche lui, forse. Ci scriverà anche lui. Vincenzo dice sì. Nel frattempo dice sì. Questa campanella serve per misurare la vostra ansia. Addirittura. Perché secondo Nino io sono una persona portatrice di ansia e faccio domande ansiose, ma non è vero. Tu più che altro mi conosci da pochissimo, ma l'avrai non capito. No. Quindi quando avete un minimo sentore di ansia, ma anche quando, anche caldo, ma anche quando sentite caldo, basta suonare questa campanella. Ottimo, questa non è un'intervista, questa è un'intervista di psicologia. Allora aspetta, mi metto sul divano e mi fai delle domande. Ma anche il lettino, ma anche questo lettino. È bellissimo, no? Mi piace. No comment. Intanto facciamo ascoltare ai nostri radioascoltatori un pezzo degli Psychopathic Romantics. Da cosa vogliamo cominciare? Da It's All For You, dalla 2, Bread and Circuses. Ho detto bene, la pronuncia? No, vai con Bread and Circuses. Bread and Circuses. Yeah. Sir.
Siamo tornati in onda, nel frattempo tutti rientrano in studio, ci sono anche io, si stappano birre, si beve, ci si diverte come sempre. Intanto continuiamo questa chiacchierata virtuale con Vincenzo, che ha espresso la sua volontà di dire la sua sui vostri difetti e ci ha detto: Mario ha il difetto di credere di non avere difetti. Contrattacca. È una puttanata sta cosa. Non stanno in giro, non terra, come devo dire? Mario, sul campanello, vai, tanto è. Mi sono dimenticato il campanello, scusate. Intanto, mentre Mario era a far spesa, abbiamo ascoltato insieme a Brad and Circusis anche Ash, che ha una collaborazione rilevante. Ce ne vuoi parlare? Guarda, Filippo è un molto grande fan di Amori Campusat, lo faccio fare a lui, visto che non... Questa è per te questa domanda qua. Questo è il campanello. Un attimo che ricarica le pile. No, niente campanello. In piedi, cazzo. L'ha messa. Vai. No, piacciono gli Lambador, piacciono determinati tipi di sonorità, di cose un po' più distorte, storte.
e mi piacciono le persone che vanno avanti dritte. Continue, senza fronzole, stronzate, senza problemi. Amori Camposanto è uno di questi. E ho detto, vabbè, ma io ci mando una mail, vediamo se ci vuole dire una frase in francese, visto che la frase che c'è in questo testo dice che c'è quello che ci dice il governo e poi c'è la verità. Questa frase è stata detta in varie frasi, in varie canzoni che abbiamo registrato, diciamo, in un paio di anni. Qualcuna è uscita, qualcuna non è uscita, diciamo 5-6 canzoni che hanno questa frase in varie lingue. Ho detto, vabbè, io ci mando una mail, vediamo che dice. È stato disponibile e di più, è stato molto tranquillo, abbiamo parlato, è venuto a Caserta a suonare, è venuto a Avellino, a Napoli, siamo visti, abbiamo discusso, parlato, passato i pezzi, faccio questa cosa, faccio quest'altra cosa. È uscita, l'abbiamo pubblicata. Sei soddisfatto? Lo salutiamo. È una piccola frase, è un amico, persona, cioè è una persona che suona col cuore, che fa le cose col cuore per quanto mi riguarda, quindi... Questa frase che stava dicendo Filippo, infatti l'abbiamo detto in quasi in 3-4 lingue, no? Sì, abbiamo avuto questa idea di... C'era questa frase che è nato, l'ho scritto nel pezzo di Up and Down che sta in questo album qua, e l'ho scritto in inglese, e poi è nato la collaborazione con Amaury, dove l'ha detto in francese. Poi abbiamo registrato una canzone dedicata a Hugo Chavez. E allora l'ho detto io in spagnolo, non lo so se l'ho detto bene, però spero, l'ho detto con il cuore, allora per me mi bastava quella, perché non è che so parlare spagnolo, però ho imparato la frase in spagnolo e l'ho cantato io in spagnolo. Ci tenevo tanto perché Chavez mi rappresenta una cosa molto importante per me. Non è che la voglio far diventare politica, per carità, però io ragionavo in quel modo. Quando ho scoperto che esisteva Chavez, che ragionava come me, come io non avevo della sua conoscenza, però lui è un capo di Stato. Cazzo, ho detto, porco cane! Cioè, non ci posso credere che un capo di Stato potrebbe ragionare come me. E perciò un grande rispetto per il comandante, questo lo volevo dire, ci tenevo a dirlo. Marco, no, abbiamo parlato prima durante la pausa, volevo sapere come sono state in questi anni le vostre esperienze dal vivo, dove vi siete trovati meglio, dove vi siete trovati peggio, l'esperienza magari più bella, quella più brutta. Allora, bello e brutto non è una parola che noi riusciamo a associare al live, perché in qualsiasi situazione, anche quella che può sembrare davvero deludente dal punto di vista, che ne so, del pubblico o di risposta del pubblico, è ancora peggio per un artista che si... Certo. A meno che non va dritto per la sua strada, come per esempio fa Amaury e come diceva Filippo prima. Però noi abbiamo, cioè, qualche aneddoto sfizioso è capitato in questi 10 anni di attività. Per quanto riguarda il pubblico, noi ci siamo trovati di fronte a diversi tipi di pubblico. All'inizio, quando Mario suonava la batteria e cantava l'altro, c'era un altro cantante che cantava, e poi quando Mario cantava, suonava la batteria e cantava anche nel disco precedente, noi avevamo un approccio live molto d'impatto, cioè, perché Mario insomma non è uno che la batteria la accarezza con le spazzole, sempre giusto per capirci, e anche i testi erano, cioè, insomma, le dinamiche delle canzoni erano fatte in modo da accentuare quello che erano detto nei testi, quindi c'erano delle parti particolarmente psicopatiche, giusto per tornare al nome, perché si diceva una cosa di un certo tipo. Questo, diciamo, nei piccoli, cioè fondamentalmente in Italia è fatta le piccole realtà, piccoli club, piccole cose. Avere questo tipo di muro davanti a un pubblico comunque contenuto da quel club, noi abbiamo pensato potesse essere un problema. Se non conosci la lingua, se non conosci quello che ti sta dicendo, se non hai minimo di preparazione a quello che stai vedendo, potrebbe essere una cosa che potrebbe risultare fastidioso.
un po' questo, un po' anche la maturità di, la maturazione di cui parlavo prima, il fatto che uno cambia, eccetera, eccetera, l'evoluzione. Magari uno, sai, quando uno è adolescente comincia a urlare, essere ribelle, eccetera, eccetera, poi a un certo punto capisce un po' come funzionano le cose e cerca di agire semplicemente nel modo in cui lui reputa congeniale. Allora cioè capisce le regole e le fa sue. Così abbiamo fatto noi. Trasformando questa cosa in un cantautorato folk, diciamo, adesso, diciamo, dal vivo. Ovviamente nei dischi ci sono ancora le chitarre, le batterie, e probabilmente sarà ancora diverso nel prossimo, non lo sappiamo ancora. Questo probabilmente che comporta che dal vivo ovviamente c'è una risposta più ragionevole da parte del pubblico. Il pubblico, perché poi non esiste per noi, per me personalmente, quello che ascolta musica che magari può capire quello che fai, ma il pubblico è tutte le persone che ti trovi davanti. Quindi coinvolgere il più numero possibile di persone in un paese dove è difficile fare musica come l'Italia, a noi sembrava importante. Quindi, diciamo, fare questa cosa ha fatto sì che, non lo so se ha fatto sì, insomma, noi pensiamo che questo possa aver aiutato un pochino la fruizione maggiore, perché ovviamente se è più gentile quello che senti, magari sei più portato a venire incontro, a leggerti i testi e capire che in effetti con gentilezza ti sto raccontando una situazione diversa, come quella di Bene Circus che abbiamo sentito prima, che magari può sembrare una cosa molto trasognata, una cosa di trasporto. In realtà parla di una strategia vera e propria, che è quella che mantiene un po' tutta la gestione del potere, no? Quella di criminale. È criminale, ma è alla luce del sole, voglio dire. Cioè, questa del prendersi così sarebbe il pane e lo spettacolo. Cioè, basta che ti do un po' di pane, cioè, basta che mangio e basta che posso avere una mia distrazione, poi tutto quello che succede intorno e sopra di noi passa in secondo piano, nessuno se ne rende conto in realtà. Quindi, da questo punto di vista, tornando pure all'inglese, questo per noi è anche un problema, che magari un messaggio così diretto non arrivi subito. Allora noi abbiamo cercato così, cambiare il nostro rapporto col pubblico, cambiando i suoni che andavano direttamente al pubblico, per cercare di avvicinarli maggiormente. Questo potrebbe essere sbagliato. Niente, poi abbiamo suonato anche all'estero, ci sono aneddoti divertenti quando abbiamo suonato in Slovenia, siamo trovati a suonare in Slovenia nel giorno dell'anniversario, il compleanno di Bob Marley. E quindi c'era questo centro sociale bellissimo a Lubiana dove noi ci siamo trovati a suonare, ma facevamo questa musica rock abbastanza, come dire, dura. Niente, c'era tutto questo pubblico, giustamente, perché poi dopo di noi ci sarebbe stato questo DJ7 tutta la notte fino alla mattina su Bob Marley, ed era un pubblico completamente, la sala era pienissima e c'era un pubblico completamente che non aspettava altro, che ci andavamo a far culo perché voleva sentire il reggae di Bob Marley, cioè era là per quel motivo. La cosa divertente è che noi abbiamo dovuto aspettare la fine del concerto, quindi abbiamo aspettato mattina in questo centro sociale e abbiamo dormito sul palco. Sì, a un certo punto noi stavamo in uno stanzino dietro, abbiamo fatto quello che si poteva fare, quindi ci siamo... Un ottimo pollo al curry. Sì, vabbè, una serie di situazioni piacevoli, ma a un certo punto la stanchezza, la cosa, a un certo punto siamo stesi sul palco e qualcuno dormiva mentre attorno c'era l'inferno. Sì. Quindi questa è una delle cose più belle da raccontare. Per non parlare di Londra, in cui abbiamo suonato in una settimana di tour e tenevamo tutti gli strumenti appesso, quindi correvamo appresso i pullman per andare poi a suonare. No, abbiamo delle esperienze che ci porteremo sempre bei ricordi, comunque alla fine le fanno fare dei bei ricordi, c'è niente da dire. Visto che questo è il quarto lavoro per voi, come si è evoluto il progetto nel corso del tempo e nel corso degli album? Si è evoluto. Ecco, questo è Filippo, ecco, che... Filippo che parla, che esce all'improvviso, esce per la porta, fa rumori. Filippo, dove ma vai? Guarda, ma secondo me l'evoluzione viene da solo, vivendo avviene l'evoluzione anche di noi stessi, cioè la musica oggi come oggi, e quando è brutto a dire questa parola, però è un prodotto da vendere. Allora questo prodotto viene impacchettato bello, è sempre uguale. Noi non facciamo musica di fare un tipo di prodotto, di venderla. Noi facciamo musica, purtroppo, no, non voglio neanche purtroppo, facciamo musica come ci sentiamo noi in quell'istante.
E non lo so se questo si può vendere o non si può vendere. Però noi facciamo, per noi è un'emozione. Allora, crescendo, comunque ogni giorno che passa impari cose nuove, conosci persone nuove. Stasera ho conosciuto voi, che persone splendide, che mai rovinato, che volevo ammazzare la passione, te lo stavo dicendo prima, e no, adesso mi avete anche dato la speranza, ancora peggio. Sono i nemici numero uno. Bravo, allora, mi avete fatto un torto stasera. Però no, sto scherzando, però è bellissimo conoscere belle persone. Però scusami se rido, però Vincenzo ha detto: il difetto di Augusto è logorroico. Filippo, no comment. Però ti voglio dire una cosa, caro, noi siamo in tempo reale, sei troppo tardi, questa è la domanda tre domande fa, no? Effettivamente, Vincenzo, ci stai pensando un po' troppo. Tre domande fa. Se hai una campanella a casa, mettila da vicino e suona. Per Vincenzo la campanella, dai. Comunque, stavo dicendo, è una evoluzione naturale. Crescendo, vivendo, la musica è semplicemente un'estensione di te stesso. Essendo un'estensione, hai vissuto, hai visto di nuovo, hai conosciuto nuove cose, esce una cosa nuova. Questa è l'evoluzione nostra, perché l'ultimo album non è uguale come questo qua, e il prossimo sicuramente non sarà, perché fra l'anno prossimo, cioè, avrò altre esperienze da raccontare. Allora non qualche anno fa non avremmo mai pensato di fare una canzone di Natale. Questa non abbia fatto una canzone, di Natale. Cioè, non so se mi spiego. Per la gioia della nonna. Allora ci sta questa la gioia della nonna, la gioia della nonna, perché la nonna è contenta quando fa le canzoni di Natale, no? Sì, dici questa cosa, dai. Allora questa cosa qua, crescendo in States, ci stava questa canzone che, diciamo, era un po' ribelle alle vele di Natale. C'era questa canzone che si chiama Grandma Got Run Over by a Reindeer, cioè sarebbe la nonna è stata investita da una renna. Cioè, diciamo, è un po' fa, cioè non è questo, e comunque muore, fanno il funerale, e il nonno, diciamo, non è che è stato tanto male, gioca a carte con il è allegro, quasi contento, e ci sono un paio di frasi che lo voglio che tu, che tu almeno lo traduci in italiano corretto, perché faccio pena. Ci sta quella frase, dilla in inglese, così dopo lo traduce. Dimmi la frase un attimo. Corretto, però inglese, corretto, corretto. Inglese, corretto, caffè corretto. Ci sta la frase di non mi ricordo più. Comunque, ci sta la frase. Bravo. No, ci sta. Allora, la frase che voglio che tu dici, che ci sta. They should never give a license to a man sì, who drives a sleigh and play with elves. Vabbè, ovviamente questa nonna è uscita perché era ubriaca, era stata investita questa rinna. E poi alla fine dice, nella fine del pezzo, dice: avvertirò tutti quanti, il vicinato, tutti gli amici, di stare attenti. E dire a tutti quanti, non, cioè, che non è possibile che si possa dare una patente a uno che guida una slitta e gioca con gli elfi. Cioè, voi avete dato una patente a uno che è così. Il nome dello spacciatore. Cioè, una canzone che ma di chi è questa canzone? È una canzone di Elmo e Pazzi, è l'originale. Elmo e Pazzi è una coppia sposata che facevano questo. È scritto da Randy Brooks, che sarebbe un amico loro. E evidentemente è nato. Sposato, la canzone qui sicuramente sono divorziato adesso, però non la lo canzone so. Qui non è molto famosa, non è però famosa in America, in Inghilterra, pare dagli anni 70 ad oggi 79 avuto... quando era giovane Mario si sentiva, era famoso. Allora non dobbiamo rompere. Intanto, per rispondere alla campanella, Vincenzo dice che lui purtroppo ha solo il citofono da suonare. Però puoi suonare anche quello se ti va. Va bene, va bene. Ita, prima di tornare per ascoltare un pezzo live degli Psychopathic Romantics, ascoltiamo un altro pezzo. Mario, scegli tu. Mario, scegli tu. Intanto dico a Nino che Nino, allora, scusami se video faranno cagare. Scusa. Allora, open up wide. Noi torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it.
There we go.
that little thing. Stepping stool for your ranks, you miscalculated everything. Maybe you should do more math, maybe you should learn to laugh, maybe you should take a bath. Now you can find me if you want to. I'll see you there. Yeah, I'll see. Time on this place, not a waste your time on this place. Maybe I shouldn't have wrecked a car, maybe I shouldn't have went so far, maybe I shouldn't have broke the law, maybe I shouldn't do anything at all. Like a little police officer there, you know. I'll be a high commander. I'll see you there. Top of the line. I'll see you there. In hell, that is! I'll see. Questi magnifici accordi siamo tornati in onda. Ci scusiamo per il disagio di prima, ma è partita improvvisamente I'll See You There. Improvvisamente, va bene. Questo è il prossimo singolo. È colpa dell'ansia. Bravo, suonala per me la campanella. E infatti il nostro caro Vincenzo ci dice: vi fate sempre riconoscere, però è stata colpa mia. Vincenzo, scusali, è stata colpa mia, perdonami. Intanto siamo qui per ascoltare un pezzo live di Psychopathic Romantics. Sì. Cosa ci fate ascoltare? Allora facciamo It's All For You, che è la prima traccia dell'ultimo album. E viene carina anche acustica, quindi di solito questa è quella che facciamo. Ok. Sei pronto? Quando vai. Vai. Stop you from thinking. During the day, don't keep busy, money breeding.
give you nightmares at night. Stop you from dreaming. For you, it's all for you. For you, it's all for you. So. Ma che bravi! Marco! E ho fatto danni. No, hai chiuso la custodia. Va bene. Lascio così. Marco, lascio a te i commenti a caldo. Semplicemente, se ci parlate un po' di questo pezzo, da com'è nato magari? Allora, questo pezzo è un po' rivolto a il potere, purtroppo. Che non fa niente, diciamo, io non capisco più che cosa significa Stato, sinceramente, non lo capisco proprio, perché sembra che è tutto privato, non c'è niente, si paga verso una cosa, ma non si capisce che cosa è. Allora, durante il periodo di il suo nome, Mario Monti, nasce da lì, perché lui mi ha fatto capire proprio: stai zitto che tu non capisci niente. Io sono laureato in economia e commercio, mi ha fatto venire i dubbi, ha fatto delle manovre che sono contro tutto ciò che io ho studiato, mi ha fatto venire proprio ma io non ho capito niente dell'economia, e nasce proprio in quel periodo là dove l'ho scritto, perché vedevo troppo questa cosa di esigenza che loro dicevano, e che poi alla fine si è trovato di non essere falso. E dico perché è falso, perché è semplice. All'epoca il debito pubblico doveva essere pagato, si va a vedere adesso dopo Mario Monti che ha messo tutte quelle tasse, il debito pubblico è aumentato. Allora mi dici che no, pagate sto debito, quella legge non era fatta per quello, però questo è quello che ha raccontato. E questo pezzo qua nasce proprio di questa esigenza contro queste persone che non lo so se che rappresentano lo Stato, che io non accetto come Stato, mi dispiace di dirlo. Questo pezzo qua significa questo. Prima di farli suonare ancora, perché io voglio sentirli ancora subito, vi chiedo, ultimamente è uscito un articolo negli scorsi mesi in cui si diceva che molti artisti provenienti dalla Campania faticano ad emergere al di là del circuito regionale. Voi siete l'eccezione, perché comunque siete stati anche all'estero. Secondo voi invece perché molti artisti effettivamente rimangono soltanto nel circuito regionale? Posso aggiungere una cosa, Francesco, se mi permetti? Sì. Che consiglio date a chi magari vuole
cantare appunto in inglese ma viene fermato? Cioè, visto che voi avete un'esperienza appunto di 10 anni, perché magari appunto i locali dicono no, però sai, in inglese, oppure hanno i soliti problemi. Cioè, che consiglio potreste dare a queste band? Cantate in italiano, andate 10 anni a Londra o in America, sì, imparate l'inglese. Sì. Allora, se vuoi dire una cosa, allora io ho un problema, e guarda, la mia vita è andata così. Io mi trovo davanti a un problema. Io lo vorrei dire tanto così bello e elegante in italiano, così tu capisci subito. Ma questa cosa qua a me non mi viene. Allora, è come si dice, è al contrario per me. Allora, cantate in italiano, porco cane. Dite le cose come tu lo sai, anche in dialetto. Qual è il problema? Cioè, basta che lo dici bene. Capito? A me è successo il contrario. A me è il contrario. Sì, necessita una padronanza del codice che puoi usare. Non ti metti a suonare la chitarra se non sai suonare un'altra cosa, se non sai proprio farlo bene in inglese. Ma io temo che molti lo facciano un po' per tendenza, un po' per l'educazione musicale che abbiamo avuto. Questo anche può essere, che poi c'è l'illusione, secondo me è un'illusione, che magari possa essere più musicale una lingua rispetto all'altra. In realtà la musica, cioè la musica è fatta da musica e parole, voglio dire, cioè spesso nella musica leggera, nella musica che vorremmo, cioè, insomma, quelle Pippo fa così, da musica, da parole, perché Pippo mi ha fatto così sulle parole, difficoltà. Mi ha fatto così sulle parole, che effettivamente esiste, molto strumentale, molto apprezzabile. Però sì, per quanto riguarda la questione locale, probabilmente l'illusione con la quale molti gruppi tendono a cantare in inglese è perché questo possa aprire le porte anche di un altro tipo di mercato, che non sia quello locale. Secondo me è sbagliato come approccio, perché se tu vai in Inghilterra e canti, oppure se vai in Europa e canti nella sua lingua e lo fai male, se tu, e sa che sei italiano, lui da te vuole sentire una cosa italiana. Cioè, noi pensiamo che abbia più successo uno che va là e fa o sono mie, piuttosto, sì, che uno che cerca di imitare loro. Sì. È la stessa, non so se avete mai avuto questa sensazione, però ho visto qualche gruppo tipo giapponese o gruppi cinesi, quelli là che fanno questo rock e poi cantano in inglese. A me mi fa ridere, perché si vede che loro cercano di emulare, di imitare una cosa, e non è la loro realtà. A me non piace. Probabilmente agli inglesi, agli americani, non piace un gruppo italiano che cerca di scimmiottare loro. Quindi quello che molti pensano sia una cosa che ti apre le porte in altri mercati, in realtà è un limite, perché poi non riesci a fare niente qua. Perché qua effettivamente c'è un'istanza, diciamo, locale, del fatto che deve essere comprensibile. Anzi, i gruppi che cantano in dialetto, magari proprio restringendo ancora proprio i confini, ha ancora una maggiore, diciamo, risposta, specie se è orecchiabile. E quindi poi, cioè, non fa niente qua e non fa niente neanche rispetto a quello che può succedere all'estero. Ripeto, non lo facciamo per un fatto di necessità, perché questo è il modo in cui ci esprimiamo, non lo facciamo per scelta stilistica. Questo è una cosa che sono 10 anni che lo diciamo, guarda, ti credo, credimi. E chi magari non lo fa per scelta stilistica, perché appunto le influenze, gli ascolti sono quelli, lo vuole fare. Cioè, io te lo dico perché, certo, per esempio, con la mia band canto in inglese, quindi sì, adesso trovandomi un mostro del genere come Mario, che capito, mi trovo un attimo in difficoltà, perché penso del, ma non è un mostro, è semplicemente la sua lingua. O parla così o parlerebbe, sì, squilla Iulo, che è il suo dialetto locale, questo acqua casertano, è italiano, non è napoletano. E allora sì, abbiamo fatto dei pezzi in italiano, e qualcuno, se vuole, se è interessato, può pure vedere sul nostro canale YouTube. Si chiamano Vasellina, si chiamano DDT come il balino TV, quindi DDT TV, e l'altro è Servire e Proteggere. Mo Mario ha provato questa ebbrezza di scrivere in italiano, perché ho difficoltà, come lo fa capire. Ovviamente, non avendo la padronanza della lingua, ha scritto in maniera molto diretta. Vasellina è un titolo, cioè, che può dire abbastanza chiaramente che cosa, sì, dice. E comunque semplifichi molto quello che, perché non hai il controllo della lingua. Noi lo facciamo anche dal vivo, perché capiamo che è un modo per, come dicevo prima, per avvicinare un, certo, po' il pubblico, anche per incuriosirlo. Perché se tu canti una cosa che dice "lo Stato mi ha messo in culo senza vasellina", è una cosa che un sorriso te lo strappa, certo. Se sei un po' più intelligente, anche un pensiero te lo strappa, e questo è il nostro obiettivo, chiaro.
questo è un esperimento che abbiamo fatto, non so se riusciremo a fare ancora in futuro, perché scrivere in italiano e cantare in italiano per lui è complicato. Diciamo che è quel periodo di di Mario Monti, eh. Di Mario Monti. È stato molto complicato. Il periodo era molto turbolento, ragazzo, viveva una nuova adolescenza, diciamo. Il consiglio è, se si vuole cantare in inglese per una scelta stilistica, almeno cercare di avere la padronanza totale dello strumento, cioè dello strumento nel senso della voce, perché altrimenti se ne accorgono subito, ci si accorge subito che non sei del luogo. Magari uno va in Inghilterra e non dici se sei italiano, canti tranquillamente l'inglese e nessuno se ne rende conto, voglio dire. Però bisogna avere la padronanza di quello che si fa, cioè non consiglierei a qualcuno di suonare la chitarra se non la sa suonare. Certo, sì, sì. È chiaro il concetto. Queste. Volete suonare ancora? Che dire? Quindi noi siamo stati fermi perché sappiamo suonare niente. Questo è tipo, okay. Allora, sì. Che facciamo? Questo è dedicato a Vincenzo, no? Ex Station Needs Guy. No, che special, avete con Buzzuki e l'armonio, un quale ex special? Mi fa pensare. Ah, certo, mi avete fatto la figura. Sì. No, allora adesso facciamo. Allora, ditemi quale pezzo dobbiamo fare. Up and down, non è. Allora, facciamo Up and Down, che è un pezzo che è stato un disco che è un'altra collaborazione. Proprio perché non abbiamo chiusure sulle lingue, eccetera, eccetera. C'è un rapper di qui vicino, di Pomigliano, si chiama Rob Sciamanti. Il gruppo è. Ciao, Robby! E Ganja Farm Crew. E gli abbiamo fatto cantare in dialetto questa frase di prima che dicevamo. No? Questa qua che c'è quella che dice il governo, c'è e poi quella... c'è la verità. L'abbiamo anche detto in napoletano. Anche in napoletano. Da Rob Sciamantite di Ganja Farm. Che salutiamo. Di Ganja Farm. E adesso facciamo senza la sua parte perché non siamo all'altezza. Says it and that's the truth.
up, it's down, it's up. Grazie. Bravi, 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 bravi. Io lascio sempre a Marco i commenti. Mi sistemo e mi scuso con Nino, anche con i ragazzi, se i video non saranno perfetti. Ma non è vero che tu sei bravissimo, sì, non è vabbè. Vero. No, non so se vi è capitato di vedere, insomma, che negli ultimi 4-5 anni, sia in America che in Inghilterra, c'è stata questa esplosione di gruppi folk blues, se vogliamo, indie folk. Lo so che adesso Filippo mi ammazza perché sto dicendo dei generi, però tipo sentendo le vostre canzoni un po' mi vengono in mente, che non so, i Mumford & Sons, Bon Iver, Monsters of Men, che io magari sono un po' più giovane e quindi scopro, vedo questi gruppi e non so se a voi dite ah, questi sono forti oppure no, se vi rivedete in certi versi. Ma guarda che sì, no, non ci rivediamo, perché diciamo che io sono andato per la mia strada, esattamente come il nostro amico Amorì. Apprezzo Mumford & Sons e tutti questi band folk, però no, sono andato nella mia strada e poi è successo così. Avevo queste cose da dire, in breve parole, con la chitarra in mano posso solo fare così. E ci tenevo tanto di dire queste cose, almeno esprimo la mia opinione in un tempo che non ho capito bene che cosa i nostri governanti vogliono fare, ancora non lo capisco bene. È una cosa che ho dentro di me, perché ancora questa politica, la musicale, mannaggia capito. Ma non riesco, perché i pezzi sono quelli, no? E quello è quello che ma scrivo. Ma fa bene spiegare. Scusami, no? Che devo dire? La musica come sta fatto? Sta fatto, tu stai facendo un pezzo. È la tonalità, no, non riesco a dire, perché non è importante la tonalità che io la metto, la musica alle parole. Mi interessano le parole di quello che sto dicendo. Non sono l'unico sicuramente, però io cerco di vivere in questo modo così, di portare avanti sono un ribelle nato, che devo fare? Sono nato così, non è che ci sono, voglio, anzi, non è che ho voluto diventare così, anzi, al contrario, ci sono nato proprio, non mi stanno bene queste cose che io sento, e io ho questa chitarra in mano e dico queste cose qua, punto. Che poi tu sei molto, se lui è più moderno di me rispetto ai gusti musicali, vado molto più indietro. No, anche no. Mario. No, vabbè, che altro. Però io pensavo, ma pure io, perciò pensavo più all'atmosfera. Appunto, però, siccome sono 10 anni che stanno in giro e magari vedono queste nuove band che vengono dall'Inghilterra, da lei mi dicono, ah cazzo, là c'è ancora qualcuno che. Io pensavo più all'atmosfera Allman Brothers Band. Sì, vabbè, poi ognuno c'ha i propri gusti. L'epoca è più o meno la stessa sua. The Allman Brothers Band. Tied to the Whipping Post. Ma. Cioè, stai parlando di un pezzo fatto con i fiocchi. Ma quella anche, quella è politica, porco cane. Tied to the Whipping Post, no? Significa che sei legato a un palo dove li picchiano. Certo, è importante questo. Il pezzo è bello, la musica è bella, ma il messaggio è anche più bello.
È vero. The Allman Brothers, wow, the Allman Brothers, Tied to the Whipping Post, che anno è oggi? 2015, wow. Che bello comunque. Beh, se volete, io, Filippo e Marco, ce l'andiamo. Voi state parlando di una canzone. Io rimango qua. Tu ah, dovresti essere qua. Vabbè. Torniamo a parlare tutti insieme. No. Cosa si deve aspettare una persona che non conosce bene la vostra musica da un vostro live? Oppure la faccio, la ve la pongo in maniera diversa. Qual è il vostro rapporto con chi vi viene ad ascoltare? La prima, rispondi la prima. La prima, la prima. Che si deve aspettare? Allora, noi facciamo, secondo il mio modesto, modestissimo parere, missimissimissimo, aggiungiamo tantissimi, facciamo uno spettacolo che comunque è abbastanza carino. Perché noi abbiamo la tendenza, così come a non affezionarci abbastanza a un genere musicale, non ci affezioniamo neanche agli strumenti. Allora, che cosa facciamo dal vivo? Dal vivo suoniamo ormai senza batteria, suoniamo solo con la Grand Cass e un Charleston. Senza che suona chitarra, senza basso. No, non dire stupidaggini adesso, solo senza batterie. C'è la Grand Cass e il Charleston, che suonano il buon Vincenzo, che ci sta forse già ancora ascoltando, e suonando il basso, quindi si accompagna con i piedi suonando Cassa e Charlie. Quindi già questo, visivamente, vedere Vincenzo seduto, vi assicuro che vale la pena di qualsiasi biglietto. C'è da parte. Sì. Poi c'è una serie di cambiamenti. Lui adesso, per esempio, avresti suonato l'armonium, che è questo strumento di origine indiana, che è fantastico, c'è una sonorità. Io lo chiamo la fisarmonica da tavolo, però in realtà... Peccato che lo tavolo sono ginocchia. E poi abbiamo un mandolino, buzzui, cioè c'è una serie di varietà che secondo me, anche vedere come ci scambiamo le cose e come arrangiamo i pezzi che vengono dopo, che è interessante. Se non fosse interessante, penso che non lo faremmo, no? Noi abbiamo cercato di fare in questo modo. Chi viene dal live deve aspettarsi comunque un concerto in questa fase della nostra storia abbastanza acustico, quindi non avrà questo forte impatto, avrà, sentirà la voce di Mario, che tornando prima al discorso stilistico, a me ricorda più cose tipo, a me da ascoltatore, non da componente della sua band, mi ricorda cose tipo Nick Cave o Mark Lanegan, che sono cose che abbiamo, ci hanno anche detto spesso negli anni nelle recensioni, chi ascoltava i dischi sentiva quello, perché questo è un Tom Waits, per Johnny dire. Cash. Un Johnny Cash, noi abbiamo fatto una bella, un bel omaggio a Johnny Cash nel disco, c'è cioè una cover e la facciamo anche dal vivo. Ma semplicemente perché è divertente, lo facciamo. Sì, anche sì, è bello suonarlo per noi, ma è bello pure vederlo, perché comunque lo facciamo in maniera abbastanza uno street Cash punk. Ci deve ringraziare dalla tomba. Sì, sì, ci deve ringraziare perché abbiamo fatto la versione più bella del pezzo. Secondo me quelle sono, quelle sono. A Johnny gli piaceva questa versione. Sì, a me quello viene in mente, quindi se a qualcuno piace magari una voce di quel tipo, sicuramente non resta deluso il nostro show. E noi ora la facciamo ascoltare questa cover, perché ce l'abbiamo qui nella playlist. Vi facciamo ascoltare Folsom on Prison Blues, cover di Johnny Cash. Torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. I see that train coming. It's rolling around the bend. I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison. Time keeps dragging on. That train keeps moving way down to San Antonio. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. Shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. Why?
I bet there's rich folks eating in that fancy dining car. They're probably drinking coffee, smoking big cigars. I know I had it coming, I know I can be free. But that train keeps moving, and that's what tortures me. Ever free from this prison, if that railroad train was mine, I'd move a little over, farther down the line. Far from Folsom prison is where I wanna stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. From this prison, if that railroad train was mine, I'd move a little over, farther down the line. Far from Folsom prison is where I wanna stay. And I let that lonesome whistle blow my blues away.
Siamo tornati con Indifferenti, il programma più bello di Radio Baiano, perché sono una persona molto modesta, su www.radiobaiano.it. Oggi siamo solamente io e Marco e siamo, Nino, senza di te siamo un amore, non tornare più. Non è vero, non tornare più. Siamo sempre con i nostri amici Psychopathic Romantics. Io già voglio a tutti e tre, anche a Vincenzo che ci segue da lontano molto bene. Siete già pronti per un altro pezzo? Ma io stavo cambiando le carte alla macchina. Allora, mentre tu cambi, io ne approfitto per chiedervi prossime date. Ma guarda, stiamo a registrare. Prossime date sulla campanella, vabbè. Ci siamo fermati un attimo perché ci siamo resi conti che se continuavamo non avevamo il tempo di registrare il materiale nuovo, allora ci siamo dedicati a registrare un po' questo materiale nuovo e anzi domani vado a mixare quel pezzo natalizia che ti stavo raccontando della nonna, perché ci tenevo tanto, perché ha detto messa la miseria, è Natale e non faccio questo pezzo natalizio della nonna che viene investita dalla una renna che mi piace tanto. E allora è proprio domani e questo pezzo uscirà proprio a breve, perché comunque è Natale, è Natale. E per fare questa cosa qua ci siamo fermati un po'. Faremo qualche concerto a dicembre, se non sbaglio è in atto in qualche teatro, in un teatro, non posso dire adesso quale teatro, però lo facciamo un concerto a dicembre. Forse a gennaio, scusami. Vabbè, è uguale, siamo là. Dicembre a Napoli. Gennaio a Napoli. Differenza. Abbiamo fatto un bel tour, diciamo, estate, autunno e fino a poco tempo fa abbiamo girato abbastanza. Siamo rimasti rispetto al passato un po' più in Campania, però abbiamo fatto belle rassegne, abbiamo fatto Giffoni, festival, abbiamo fatto il Festival del Bacio, abbiamo fatto il Rock Alvi che Bull Park Festival, abbiamo fatto una serie di cose carine, però siamo rimasti un po' più da queste parti, quindi poi, noi speriamo che già da gennaio l'uscita di questa canzone natalizia, che servirà per qualche un po' di pubblico che abbiamo all'estero. Adesso c'è il secondo singolo, che è quella See You There, che hai mandato tu prima per errore. Con questo nuovo singolo cerchiamo, non disegniamo sicuramente, di fare un tour anche fuori dalla campagna, quindi tornare. Uscirà anche il video di I'll See You There. Ma è quel video di cui ho visto le foto sulla vostra pagina. Sì. Sì, dove sono un diavolo. Un diavolo. Devo leggere. E quando uscirà questo video? A breve. Molto, molto breve. Quindi lo potremmo vedere. Di Natale. Quindi siamo in questo. Tra Natale e Capodanno, Siamo a gennaio. Invece dove possono seguirvi i vostri fans sui social? Questa è roba di Augusto. Il numero telefonico di Mario è 3. Allora, noi siamo sulle piattaforme che servono a tutti i gruppi per farsi promozioni. Quindi siamo su Facebook, siamo su Instagram, su Twitter, su SoundCloud. Basta scrivere, consiglio di scrivere. Su Bandcamp si c'è tutto quanto, l'album in streaming. Consiglio di scrivere su Google il nostro nome, perché ha una serie di Y e di H che se non metti bene, magari né Facebook né altri piattaforme. Chiedi a Google come fa. Chiedi a Google, che poi Google ti dice, ma forse intendevi e ti corregge. Psychopathic Romantics. Forse intendevi Psychopathic Romantics e quindi ti va sul canale YouTube, ti va sulla pagina Facebook corretta. E invece ripetiamo, abbiamo anche un sito, psychopathicromantics.com, che è importante. Ripetiamo, dove è possibile ascoltare e soprattutto acquistare. Allora, gli album. Allora, ti dirò che l'ultimo album è uscito solo in digitale e l'abbiamo messo per scelta in free download, non tutto però, perché noi teniamo quell'EP che sarebbe quel terzo lavoro di cui parla Filippo, che contiene 7 pezzi di quei 13 che sono sul disco. E noi vendiamo costantemente sia sul nostro sito, sia acquistabile su Amazon, su iTunes, su tutte le piattaforme, anche scrivendoci una semplice mail a psychopathicromantics@gmail.com.
possiamo spedirlo, oppure ci possiamo prendere una birra, un caffè e ci scambiamo il disco. Una birra, un caffè. Io ho preso un caffè una volta quando ho preso un disco, un caffè. Era una carina, una ragazza molto carina di San Giorgio. Comunque, Filippo preferisce la birra. Promare, questo disco invece è in free download. Però noi continuiamo a proporre come prodotto fisico l'EP con i 7 pezzi, e dietro c'è un link a cui si può scaricare tutto il disco. Perché dico questo? Perché sul sito Bandcamp della nostra label, che è Freak House Records, quindi andando cercando Freak House Records sulla Bandcamp esce già il nostro disco. Puoi scaricare 10 dei 13 pezzi, i tre pezzi live, che sarebbe la cover di Johnny Cash e due versioni live di li diamo solo a chi compra il disco dal vivo. E quindi c'è questo link in cui tu scarichi tutto il pacchetto MP3, te lo metti, te lo schiaffi sul telefono, te lo ascolti quando vuoi. Questo è più complicato del nome, quello che hai detto. Io non ho capito niente. Appunto, il difetto di Mario, non capisci. Io ne facendo la massa, no? Ma ecco perché tu hai fatto spiegare ad Augusto. Ma io non ho capito niente, comunque. È più difficile del nome. Cosa ci fate ascoltare adesso? Allora, questo pezzo qua è l'unico pezzo che non è politico. Questo qua è Extra Special Needs Guy, dedicato a Vincenzo. Anzi, è una autobiografia, però dico sempre che è per lui. Si è guadagnato un pane il ragazzo, diciamo. E questo è Extra Special Needs Guy. Perché, guarda, voglio anche spiegare perché i ragazzi, no, prima non ho detto i loro pregi così fortemente, ma questo pezzo nasce perché io perdo le sigarette e vado in bestia e loro mi prendono le sigarette, perdo le chiavi e loro mi dicono: Mario, sta nella tua tasca destra, prova nella tua tasca destra. Cioè, non ho detto, questi pregi qua sono fondamentali. Per sopportarti proprio. Sì, che mi sopportano, no? Guarda, Mario, hai perso le chiavi? Guarda nella tua tasca destra. Ecco, stanno nella tua mia tasca destra. Extra Special Needs Guy. 1, 2, 3, 4. I'm special, I'm an extra special needs guy. I'm extra, I'm special, I'm an extra special needs guy. Hello, care, fragile, but close, top up, wrapped up in cash. I'm extra, I'm special, I'm an extra special needs guy. I'm extra, I'm special, I'm an extra special needs guy. Excuse the mental demanding, I'm fresh. Don't forget my beer, my cigarettes, my I'm extra, I'm special, I'm an extra special needs guy. I'm extra, I'm special, I'm an extra special needs guy. It's your man, Vincenzo. It's your man, Combat. It's your man, Tony Clifton. It's your man, Laka. Na 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 na. I'm extra, I'm special, I'm an extra special needs guy. I'm extra, I'm special,
summer is special in sky. Alright, Filippo Tangoyema alle catene. alle catene delle ruote della macchina e anche al campanello. Campanello dell'ansia. Anche al campanello dell'ansia. Una percussione. Una volta Filippo in un'intervista suono la tastiera del computer che non sapeva cosa fare, e ti ricordi? Presenta la percussione del guido, quella cosa che si gratta. Sì. Pensa la tastiera tra così suono. Questi poveri ragazzi in Puglia, una bella... Stavamo sulla chat. A casa. Intanto, a proposito di chat, Vincenzo è sparito. È sparito. C'è l'orario che va a dormire. Quest'ora già va a dormire. No, mezza, 10. Sta dormendo. È vecchio. Prima di concludere questa intervista, Marco... No, io volevo chiedere ai ragazzi se da un punto di vista vi manca, diciamo, essere un po' più elettrici. Oppure state pensando magari di fare qualcosa un po' più... No, non stiamo pensando, stiamo facendo già delle cose un po' più... Ok. Sì, ci manca. A Mario con tutta la batteria, secondo me manca forse un po'. ma guarda che quel pezzo natalizio è suonato la batteria. Sì, perché comunque manca. E manca, anzi, Augusto suona la chitarra, che è elettrica. Ho fatto un po' di... Allora, sicuramente il prossimo lavoro ci avrà più, e anche il prossimo tour ci avrà molto più, un po' più tosta. C'è anche batteria, live. Sì. Live, allora, noi abbiamo... Vincenzo ha sempre avuto il suo pallino, comunque, anche perché lui sta in una situazione un po' difficile di suonare il basso e la batteria, che per quanto a noi possa far ridere e ci fa piacere vederlo il più possibile. Però Vincenzo è una persona sfaticata, quindi dovendo fare due cose insieme va un po' in difficoltà, quindi abbiamo... Da sempre, da quando Mario non suona più la batteria, ha sempre questo pallino di cercare comunque un batterista, qualcuno che ci possa dare una mano da lì. E questa cosa ancora non si è verificata, un po' perché noi quattro, avendo 10 anni di storia, cerchiamo il più possibile di essere autosufficienti. Vedi, mo per esempio c'erano dei pezzi da fare, li facciamo tranquillamente così, certo. Cioè non pensiamo che ci perda qualcosa, che più o meno è quello che facciamo anche sul palco. In due, in uno, in tre, in quattro, noi cerchiamo comunque di essere autosufficienti. Quindi magari trovare una persona che possa avere il coinvolgimento in questo senso, suona batteria, entri nella nostra ottica, non è proprio più semplice. Certo. Ci vorrebbe Keith Moon. Grande batteria. No, faccio un appello. Se tu pensi che sia, che sei Keith Moon. Guarda, mi contatti, mi porti 6 birre. perché comunque no, siamo in Italia, non si va a casa di qualcuno senza regalo. Che cazzo, questa è una cosa bella, no? Sto scherzando comunque, però sì, se tu pensi in qualche modo che sei un Keith Moon, ma non a livello di suonare la batteria come Keith Moon, a livello di pensiero di Keith Moon. Ah, ok. C'è la mentalità che c'avevo Keith Moon. Non è per forza che devi suonare come Keith Moon, è unico come suona la batteria. Mi piace il carattere, l'approccio alla batteria. Quello era un matto scatenato che non... senza tregua, senza limiti. Mario, ci è arrivato un messaggio, dice: mi dispiace, io sono come John Bonham, purtroppo non sono come... Che facciamo, lo scartiamo? No, va bene uguale. Meglio, no. Va bene uguale, anzi, va bene. No, diciamo che noi passiamo anche da un estremo all'altro, magari dopo, prima era troppo quella cosa che dicevo, no? Troppo d'impatto. E mo forse il troppo acustico magari ci fa sentire un po' di nostalgia, quindi mo forse col prossimo lavoro cercheremo di fare anche un buon compromesso. Perché poi quando cioè, il gusto da botte, cioè una bella botta. Noi le dinamiche sono una cosa che anche in questa veste qua, a parte ci riusciamo a farlo anche con strumenti più prettamente acustici, però a noi la botte ci piace, perché secondo me poi insomma, dalla carica insomma, sì, anche l'entrata di un pezzo, quella parte un po' che ti scombussola, no? Che ti disorienta, sì, è bella, ci vuole. è bello quindi niente, cerchiamo di fare una bella mediazione, cerchiamo di aggiungere qualche nel guitarra. Prossimo ci sarà questa botta, insomma. Sì, la botta c'è sempre stata, quella del leitmotiv, cioè la cosa continua, cioè, che resterà, sì. Cambierà il modo di farlo, un po' di tutto. Sì. Sì.
quasi niente, però. Non quasi niente. Suona Smolin, mandolino. Si scambiano strumenti. Abbiamo Glockenspiel, qualche percussione. Factotum proprio della band. Guarda, in questo live Augusto suona la batteria in qualche pezzo. La cancassa sempre, cancasse Charlie. Tamburelli, insomma. Tamburelli, non è una batteria completa. Percussioni, che sono sì, sempre sì, essenziali. Che la sanno suonare la batteria, capito? Vabbè, comunque. No, comunque fanno un ottimo lavoro perché quando sono passato semplicemente davanti con la chitarra ci siamo trovati un po' in difficoltà. Chi è che fa questo ruolo di batteria? Non c'era, Vincenzo diciamo, si è inventato questa cosa che lui suonava tutte due cose, è diventata molto più acustica e siamo andati così. Però adesso sì, Marco, è vero, ci manca un po' diciamo della botta, un po' della chitarra elettrica e lo stiamo facendo adesso. Cioè, il nuovo lavoro sicuramente sarà un po' più forte, un po' più strong, più strong che sto qua. Perché capito, alcune persone mi hanno detto che sono diventato morbido io. Non ci piace. Non mi piace questa cosa. Perché prima sono lo stesso pazzo scatenato. Con allora, un po' di grasso in più, però. 20 kg in più. Un po' più morbido. Ma che fa? Che fa? Niente, non fa più niente. Morbido. Più morbido. È più morbido in quel senso, ha ragione. Allora vado in palestra, va bene così. No, piuttosto. No, già... Va bene così. Va bene così, no. Per concludere, tre buoni motivi per ascoltare Psychopathic Romantics. Uno a testa, yeah. Fili, comincia tu. Nascondi il campanello perché qua sennò proprio. Oh raga, non suona più! No, questo è un campanello. Cambia domanda, scusami, però mi hai sbagliato domanda. Secondo me vedi che c'era la domanda prima che dovevi fare. Perché non suona più il campanello? Perché non c'è più la campanella. E dove guarda, sei? Ti posso dire una cosa, questa è la domanda più difficile che esiste, davvero. Perché significa che tu devi dire quando sono bello io. È difficile da dire. Capito? Allora, guarda, va accompagnato con una bellissima canna. Ah, questa è una frase che abbiamo sempre voluto scrivere. Allora, se tu ti fumi una bella canna, ti metti a tuo agio nel tuo stanza o un posto dove sei solo tu, accendi lo stereo e secondo me faremo di buona compagnia. Oh, è l'unica cosa che potrei dire, perché come dire, come, io se posso dirlo, conoscervi è stata una bellissima esperienza anche per me. Senza canna pure. Senza canna. Ah, pure senza canna. Me ne pentirei presto. No, mi sono portato, cioè, mi porto tante cose. Già mi ha rotto la campanella dell'ansia. Grazie davvero. Oh, io sono contentissima di averli avuti ospiti. Anzi, vi ringrazio per essere stati qui con noi stasera, per averci rallegrati con la vostra personalità e la vostra musica. No, grazie a voi. Abbiamo fatto solo il nostro piccolo dovere. Mi posso permettere di dire una cosa? Prego. Volevo ringraziare Alessandro dello SMAP che non starà mai ascoltando. Grazie. Per la disponibilità che mi ha dato domenica, perché prossimamente se Nino mi fa questa cortesia vedrete sul nostro canale YouTube un'intervista ad Alberto Bianco, cantatore torinese della Indri. E quindi speriamo di farvela vedere presto. E grazie Alessandro. E questo per dire che in futuro ci saranno anche altre interviste del genere che farò io, e altre due sono in programma, però non lo diciamo ancora perché non sono ancora ufficiali. No, quindi... perché sono in trattativa, diciamo, però... In trattativa? Sì, sì. Intanto io voglio dire che l'intervista di oggi sarà in replica domani alle 11 su www.radiobaiano.it, però... Prima che vada in replica io ve la farò già trovare su YouTube pronta, quindi chiunque può ascoltarla quando e dove vuole. Basta, Marco, sta canzone della te, come si dice? Basta accedere, prepara tutto il necessario. Il necessario, quindi basta accedere al nostro canale Radio Baiano Video per ascoltare il nostro podcast, che poi metterò in rete sia sulla pagina Radio Baiano che sulla pagina Indifferenti. Ve lo dico sempre, cercate Indifferenti altrimenti non ci trovate.
giusto? Yes. Sì, Francesca. Qui continuano a trattarmi come Hitler, come io. Ci tengo anche a salutare, perché mi hanno chiesto di fare un saluto, però me ne ero completamente dimenticata. Innanzitutto devo ringraziare Davide Andreozzi dell'Insomnia Concerti, che ha organizzato questa intervista con voi. Grazie, ciao Davide. Quindi continua il nostro ciclo di interviste in collaborazione con Davide. Noi torneremo giovedì prossimo forse senza Marco, ma sicuramente ci sarà quel gran simpaticone di Nino con Sandro Pandolfi, quindi passiamo dal folk rock al jazz con Sandro Pandolfi. Al jazz. Quindi aspetteremo Sandro Pandolfi. E in più voglio salutare, perché me lo hanno chiesto, i miei colleghi redattori del giornale social, quindi devo fare tutto l'elenco per salutare. Mi saluto Angelo, Filippo, Rachele, Rossella, basta, perché non me li ricordo, quindi non mi cazziate, vi saluto, basta. Auguriamo una buona notte a Vincenzo. Vincenzo, io speravo che tu ci ascoltassi fino alla fine. Speravo ci ascoltassi fino alla fine, invece ci hai abbandonato. Ti sei fermato ai pregi e difetti e basta. Questo non ci è piaciuto. Secondo me dovresti cambiare pupillo. Sì, dovresti scegliere fra Augusto e Filippo. Secondo me. Non funziona adesso. Ringraziamo ancora una volta i ragazzi di Psychopathic Romantics. Grazie a voi ancora, ragazzi. Noi concludiamo facendovi ascoltare un altro loro pezzo. Ascoltiamo Thank You. Va bene, grazie. E ci ascoltiamo. Ci vediamo giovedì. Ciao. 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 To bear. She picked up mine and you taught me no fair. Like an angel protector with lips so divine. You licked all my wounds, drank my blood with your wine. Changes bring changes and they take place in the evolution of man. And what hasn't killed me has just reinforced me, and I do the best that I can. I wanna thank you. I wanna thank you. And the moon are aligned with the stars. Men are from Venus, women from Mars. Well, the rest of the galaxy doesn't understand that you're still a woman and I am a man. And changes bring changes and they take place in the evolution of man. And what hasn't killed me just reinforce me, and I do the best that I can. I wanna thank you. I wanna thank you. Changes and they take place in the evolution of man. And what hasn't killed me has just reinforced me, and I do the best that I can. I wanna thank you. I wanna thank you. I wanna thank you. I wanna thank you.